Il primo obiettivo è fare punti, perché ovviamente abbiamo carenza di punti e poi è ovvio che per fare punti devi fornire una prestazione all'altezza. Io penso che nei momenti di difficoltà nelle squadre la società ha il dovere di intervenire come è stato fatto, quindi io penso che sia la consuetudine, sia la normalità, non è una cosa normale, anzi è una cosa normalissima. Il confronto aiuta e le persone intelligenti traggono conclusioni positive da un confronto per cercare di migliorarsi. Quindi, per quanto mi riguarda, è stata una settimana in cui la squadra ha lavorato bene e abbiamo messo a punto il lavoro da fare sul campo e domani cercheremo le nostre risposte sul campo, perché è quello che conta. Io in questa settimana, come sempre, penso di aver dato tutto. Questo non vuol dire che le cose che dico sono oro colato, sono giuste, ma sono il pensiero di un allenatore che mette una squadra in campo. Quindi ho visto una squadra concentrata, ho visto una squadra che ha voglia di riscatto, ho visto una squadra che dopo la partita di Lecce ha quantomeno capito che le qualità ci sono e si può e si deve fare molto meglio di come stiamo facendo. E questo a partire da me, e quindi io sono sereno, non sono preoccupato per quanto deve essere preoccupato un allenatore di calcio nell'arrivare alla domenica, ma non sono assolutamente teso o quant'altro, sono sereno perché questa serenità me la trasmette la squadra. Ho visto una squadra che ha lavorato bene, quindi io sono sereno. Il Cittadella è una squadra che vuole essere attaccata per poi giocare tanto sulle seconde palle, giocare tanto sulle punte. Loro fondano il loro gioco soprattutto su questo, quindi dobbiamo avere anche un certo tipo di intelligenza nel capire che se vai troppo all'arrembaggio poi ti allunghi ancora di più di quello che sei ultimamente. Quindi dobbiamo stare attenti e accorti. Questo non vuol dire che non ci debba essere aggressività, ma ci deve essere l'aggressività nei momenti giusti della partita e molta sagacia tattica.